saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Intermedia Edizioni dal titolo Streghe, avvelenatrici e cortigiane di Roma, di Monia Montechiarini, che abbiamo il piacere di avere nostra graditissima ospite e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di queste streghe romane. Quindi a te la parola, Monia. Buongiorno e salve a tutti. Maurizio, grazie come sempre a te e tutto lo staff di Italia Medievale per questa bella occasione di divulgazione anche via web. Allora, sì, ecco, oggi parliamo subito di questo che vi mostro come sempre, che è un nuovo saggio storico. Ovviamente, come al solito, il cui contenuto è basato su indagini, su casi reali, quindi questo ci tengo a sottolinearlo sempre, e ovviamente basandomi su quelle che sono le indagini condotte personalmente nei vari archivi, italiani, in questo caso romani e della zona romana, ma sempre con chiave di confronto, europea, perché è fondamentale, equiparare ovviamente i casi italiani con i casi internazionali. Come sempre, io parto dall'origine del fenomeno, come mai, si arriva, nello specifico a, inquadrare la fattispecie di reato di queste donne, di queste streghe romane, e, nel caso, in questione, i reati che venivano addebitati più spesso loro erano quelli di aver preparato dei veleni e, aver sedotto avvalendosi della lussuria. Questo perché, indagando non solo negli atti d'archivio, ma anche negli atti processuali o negli atti del mondo giuridico a cui appartengo, alcuni giudici statuirono dei principi oltre che delle leggi. E secondo queste norme, le donne sono più facili a dar veleno. E quindi mi è piaciuto capire e spiegare in modo semplice, ovviamente, perché questi giudici affermano tale principio. E un altro diciamo, aspetto che mi è piaciuto, come al solito, indagare al fine di ovviamente capire quelli che erano i veri motivi delle accuse, sfatando i luoghi comuni di cui, sai, il mondo della stregoneria, come il mondo dei templari, è pieno. E in questo caso le donne di malavita si erano macchiati di alcuni crimini che avevano, diciamo, le avevano poste al centro del sospetto. Per cui, ecco, affrontare i casi processuali di Fiore, Bellezza, alcune donne che effettivamente animavano il panorama romano e non solo. Alcune di esse erano effettivamente colte, erano in possesso, leggiamo nel verbale, di 180 carte manoscritte, oltre che di un quaderno scritto effettivamente dalla strega Bellezza e che io mostro e raccolgo con una bellissima scansione all'interno del testo. Insieme ad essa ci compaiono anche altri documenti sulle pozioni che scopriamo essere nient'altro che spesso delle riproposizioni rese più popolari di trattati medici. E qui ne abbiamo una. Ovviamente, guardandole poi dal libro sono molto più chiare. Capiamo anche come colpiscono le donne, quali erano le prove. Ma soprattutto andiamo ad incontrare dei documenti che sono effettivamente inattesi. Perché? Perché non sono soltanto delle ricette delle guaritrici, ma sono dei documenti la cui efficacia è stata comprovata da notai. E qui immaginate come sono stata, diciamo, stupita e rapita anche da quei documenti. Immaginare che un notaio redigesse rogiti contrattuali o stipulasse dei contratti inserendo però all'interno delle ricette, come quella per ingravidare le donne somministrando della fiele di cervo in dosi ben precise.
ma allo stesso modo, sempre lo stesso notaio, forniva i consigli per tenere lontano le avvelenatrici e dare dei rimedi proprio contro la peste, contro il veleno. Quindi sono de degli atti veramente particolarissimi. E, insieme a questo, ovviamente, stavolta non possiamo fare a meno di nominare quelle che erano le erbe che utilizzavano. E il panorama è molto vasto, ma nei casi riscontriamo nello specifico la belladonna, l'erba del diavolo, l'aconito, che viene chiamato effettivamente erba ammazzadonna nella medicina popolare, ma anche tanti funghi e metalli. Insieme ad essi compaiono anche il laudano, che è una ricetta utilizzata fino ai primi del Novecento contro ogni genere di male, all'interno del quale compare anche la carne di vipera tra i tanti elementi. E inoltre a me è piaciuto scoprire, facendo rievocazione storica, è piaciuto scoprire quelli che erano i rimedi utilizzati e somministrati anche ai soldati del tardo medioevo. E in questo caso ho esaminato alcuni trattati che ponevano al centro delle loro attenzioni veleni antidoti. Questo per quale motivo? Perché, ad esempio, l'olio di karavita, insieme a triaca ed altre droghe definite meravigliose, avevano anche un valore benefico. La differenza la faceva sempre la quantità. Per cui ecco comparire tutta una serie di casi all'interno del quale si utilizzavano questi principi, e alcuni vengono definiti rimedi miracolosi proprio perché funzionavano. Ma in altri casi, purtroppo, furono queste donne accusate di aver, diciamo, circuito alcuni uomini avvalendosi della lussuria. Ed ecco comparire nuovamente dei giudici che stipulano una serie di regole per identificare questo genere di donne dedite a piaceri carnali. Piaceri carnali che, cito testualmente il manoscritto del giudice, trasformavano l'uomo in bestia ed erano più inebrianti del vino in alcuni casi. Per cui vediamo che la reputazione che rendeva le donne, anche le medichesse, no? Del Medioevo, donne abili e a cui fa riferimento, parlo di Hildegarda di Bingen, Trotula de Ruggero, cambia completamente. La reputazione in questo momento è in mano anche ad alcune leggi che confondono e sovrappongono spesso il reato di stregoneria con il reato o comunque con le donne di malavita e malaffare. Mi riferisco alle donne che esercitavano per vivere la professione del meretricio. E anche qui ovviamente io vado alle origini, per quale motivo, quali erano le legislazioni, cosa prevedevano sia al tempo di Roma antica queste disposizioni e come poi in realtà cambia con l'evolvere dei secoli. Tanto che nel Cinquecento camminare in giro per Roma con donne di malaffare, donne di malavita, vengono spesso citate in questi due modi, o anche prostitute, comportava una pena. In realtà noi sappiamo che alcuni eserciti, come quello dell'Anziché Necchi, aveva al soldo anche delle prostitute. E ovviamente è importante capire come e chi colpiscono le donne, non so, come impiegare alcuni unguenti per fare in modo che non tocchino i polsi degli uomini, così da evitare sortilegi, incantesimi eretici. Ma ovviamente per fare questo il giudice doveva indagare e doveva indagare anche sui sogni. Da qui capiamo insomma che non era così semplice provare certi reati, no? E sfatiamo anche qui dei luoghi comuni. E a un certo punto nello studio del fenomeno ovviamente io devo capire
per quale motivo le norme si accanirono contro le avvelenatrici. E è stato obbligatorio arrivare ad esaminare la figura di Locusta Gallica, una figura appunto di cui l'origine non è certa, ma che proveniva dalla Gallia, che mise al servizio di Nerone e di Agrippina le proprie conoscenze. E questa donna utilizzava degli ingredienti velenosi che poi troveremo all'interno di quello che è il martello delle streghe. Per cui anche qui vediamo una sovrapposizione di quelle che sono le antiche credenze accettate, ma la confusione poi con l'arrivo di Bodene e il demonomania. Di pozioni positive e di unzioni magiche da proibire. Quindi, diciamo, è un panorama molto vasto quello che esamino, e a me piace entrare nel dettaglio, come quando descrivo, non so, all'interno del libro sulle streghe della Scozia, descrivo nel dettaglio quello che succedeva all'interno dei Sabba, sempre non secondo teorie personali, ma secondo ciò che troviamo scritto all'interno dei verbali processuali. E ci sono poi tutta una serie di erbe velenose e dei casi dove alcune di queste cortigiane, quindi queste non prostitute di bassa lega, ma cortigiane talvolta definite oneste, come la più nota è del panorama veneziano, è Veronica Franco, che effettivamente sapevano leggere, scrivere, intrattenere i loro clienti in un certo modo, con amorevoli attenzioni e con altre anche delle conoscenze. Però, quindi, dopo aver tracciato l'identikit della cortigiana onesta e il suo generoso commercio col peccato, come viene definito, esaminiamo i casi di alcune, e alcune di esse si fanno addirittura causa tra di loro. Ad esempio, Fiore compare come parte processuale vittima di alcune scorribande fatte per macchiare la sua abitazione, fatte sicuramente da altre colleghe, e anche in questo caso riporto tutti i verbali processuali, ma soprattutto cerco di capire quello che c'era dietro. E compaiono poi delle parole molto belle, secondo me. Delle testimonianze che oggi avremmo utilizzato a discolpa di queste imputate, come quella che sostiene c'aveva li sensi ad amor costretti. Quindi era una persona che agiva mosso dall'amore. Tutto questo però arriva poi ad essere inquadrato giuridicamente in quelli che sono alcuni bandi seicenteschi e cinquecenteschi ed alcuni editti che iniziarono proprio anche a processare pubblicamente queste donne, ponendole in piazza con in bella vista il loro Colosseo. Cito testualmente, immaginate cosa si intende. Quindi ecco che Isabella, ad esempio, Isabella de Luna, non aveva pagato un debito, ma era stata abituata ad essere scagionata perché comunque veniva accettata la sua attività, sia diciamo in ambito diciamo quasi medico e anche nel settore professionale della prostituzione, ma poi a un certo punto, cambiando le normative, cambiando la reputazione di queste persone, viene condannata in un modo abbastanza particolare che riporto. Talvolta all'interno dei casi processuali compaiono delle tresche amorose, ma anche delle truffe alle quali partecipavano anche degli speziali e dei medici. Un aspetto che a me è piaciuto molto e che infatti ci tenevo molto a metterlo nel sottotitolo è gli archibugi, perché in un caso processuale compaiono dei soldati che si diciamo intromettono a difesa
di due cortigiane oneste, che spesso erano al centro del sospetto e di dispetti. E una di queste poi a un certo punto utilizzerà l'archibugio uccidendo soltanto il gatto della vicina di casa che le accusava costantemente. E poi chiudo leggendo questa parte che per me è bellissima. Sono le frasi pronunciate nel tardo medioevo da una guaritrice. Quante più cose cerchi di imparare, tante più sono quelle che trovi da imparare. Che prima né manco ne tenevi sentimento, e più vai innanti, più vuoi ire, e non ne contenti più. Così è la striaria. Quindi traduco questa ovviamente, la deposizione è raccolta in lingua originale, per cui quante più cose cerchi di imparare, tante più sono quelle che trovi da imparare, quindi più studi, un po' perché noi facciamo questo lavoro, no? Più cerchiamo e più scopriamo, più la nostra sete di sapere aumenta. Che prima di iniziare questa ricerca, neanche immaginavi, ne tenevi sentimento, neanche immaginavi che esistessero queste cose e che tu avresti potuto innescare questa sete di sapere. E più vai avanti e più non te ne accontenti. Così è la stregheria, così è la stregoneria, quindi le parole e lo studio di queste pozioni e questi rimedi. Tanto che poi, sempre verso la fine del Medioevo, sempre per fare un parallelo, che a me piace molto, veniva scritto a Roma: queste benefiche, maghe incantatrici, malefiche, superstiziose, fattucchiere, streghe, volete chieder mercé a loro? A queste donne artificiose, simulatrici, linguacciute, mordaci, bugiarde, dar volete voi il vostro cuore in preda? E quindi, insomma, poi con queste frasi è chiaro come effettivamente poi si arrivi al malus maleficarum e a tutta la persecuzione che ne conseguirà nei secoli ovviamente successivi al Medioevo. Monia, interessante, eh? Grazie, E Maurizio. questo è uno dei tuoi numerosi saggi sul tema della stregoneria, delle streghe, le streghe di Scozia, l'hai già citato, ma ne hai pubblicati altri, no? Roma ti è sembrata diversa dagli altri posti? Allora, per alcuni casi Roma è simile. Ciò che contraddistingue Roma è la presenza di nomi importanti nel panorama politico. Anche il fatto l'intervento della famiglia Farnese, l'intervento di alcuni papi. E quindi è come essere nel vivo della storia europea. Inoltre, a Roma, compaiono una serie di donne che confermano invece quello che è l'identikit della strega. Molte volte è forestiera e non è una ragazzina, è avanti con gli anni, ha oltre 40 anni, per cui possiede un'esperienza molto particolare. E dell'area romana, che in realtà questo notaio, la cui storia mi ha colpito molto, il fatto che lui a fianco ad ogni ricetta che funzionava scrivesse il latino è stato provato che, e alcune volte lo ripete per 3 volte. In particolare, tu sai, insomma, la mia passione per il diritto che si unisce a quella della storia, non rendendomi una storica, perché io non sono una storica, però mi porta proprio a indagare in modo certosino, a volte anche un po' pignoletto, no? In quelle che sono le carte processuali e gli atti del mondo giuridico, atti dove io effettivamente, fino al momento in cui incontrai questo documento, non pensavo che ci sarebbero state delle ricette, delle pozioni magiche. E è interessante, anche ne parlo spesso con l'ex direttore dell'archivio di Stato di Viterbo, Alberto Porretti,
che ha effettivamente lui trovato questo documento all'interno dell'archivio tanti anni fa. E è bella la coincidenza di il fatto che il notaio riporti delle leggi su come far rimanere gravida, e utilizzo ovviamente il testo manoscritto, una donna, e il fatto che lui avesse avuto 11 figli con la stessa donna. Per cui una domanda se la fa alla fine, no? E ciò che è bello del mondo romanesco è anche la vivacità di alcune zone, Campo dei Fiori, più nota per la presenza della statua di Giordano Bruno, ma anche per l'acqua tofana, l'utilizzo dell'acqua tofana, l'utilizzo e l'esecuzione di alcune sentenze di cui riporto nel libro anche il registro. Perché, come ho già fatto e sai bene nel libro per la Scozia, alcuni registri registravano effettivamente anche i costi sostenuti per andare a prendere il boia, dare da bere la birra e buon vino, buono vino, è scritto nei documenti scozzesi al pubblico che assisteva all'esecuzione. Tante volte l'esecuzione, per evitare problemi, veniva fatta di notte, come in alcuni dei casi che ho riportato nel libro. E un altro aspetto che a me piace molto è il fatto di queste donne che a un certo punto sembrano quasi fuori controllo, no? Ma che però diventano eroine per il popolo. Non so, Beatrice Cenci è stata poi quasi risanata con una targa posta dal comune di Roma qualche anno fa, dove c'è scritto vittima esemplare di una giustizia ingiusta, perché aveva ucciso il padre e, da una serie di confronti con altri casi e con le deposizioni processuali sia di lei che del fratello e della mamma, sembra che avesse ucciso un padre che abusava di lei. Quindi, dietro al risvolto, diciamo, più colorito e che spesso viene confuso col folklore, in realtà esistono dei casi anche drammatici che secondo me è importante ricostruire e trasmettere al pubblico in chiave molto semplice, ovviamente. Tu sai, i miei testi sono facili, e questa è stata una delle difficoltà che ho trovato all'inizio, perché io ero abituata a scrivere atti soprattutto di diritto penale o pareri giuridici, per cui non era facile scrivere e tradurre in modo semplice per un pubblico anche di non addetti al lavoro, no? Quindi un pubblico più vasto, tutti questi dati che vanno appunto dalla ricetta sulla salamandra e sulla quantità di triaca da somministrare, fino alle ricette contenenti oppio o alcuni anestetici utilizzati dai trattati medici. Quindi diciamo, è un bel libro, c'è anche una crescita personale all'interno, per cui poi è importante sempre comprovare quello che si dice con le fonti. E qua vediamo anche una tabella, vediamo se riesco, dove ci sono i costi, quella di cui parlavo prima, quindi Baiocchi 30 per dar sepoltura alla vittima. Addirittura venivano somministrati dei biscottini di Savoia ai bambini che partecipavano alla processione che precedeva spesso l'esecuzione pubblica, e a soldi Baiocchi 07, per cui c'è un bel po' di materiale all'interno, anche se poi viene spesso confuso con le leggende, no? Il fenomeno della stregoneria. E qua abbiamo una serie di scansioni proprio fatti grazie all'Archivio di Stato di Roma, dove ci sono delle ricette riportate di sana pianta a mano dalla presunta strega, che poi tirerà scacco al tribunale in qualche modo. Beh, quindi a questo punto bisogna correre in libreria ed acquistare il libro per leggerlo integralmente, no? Quindi ricordiamo il titolo,
che è Streghe avvelenatrici e cortigiane di Roma, di Monia Montechiarini, pubblicato da pochissimo da Intermedia Edizioni. Sono 228 pagine per €16,90, quindi anche un prezzo più che accessibile. E io vi consiglio di scoprire di queste streghe cortigiane romane, quello che ne ha scritto Monia, che è stata nostra gradita ospite, che io ringrazio tantissimo. Grazie mille Maurizio. In più, ovviamente ringrazio tutti quanti per l'attenzione crescente che c'è negli ultimi anni e invito anche a visitare il nuovo sito web che ho diviso l'attività di aeroprogettazione per la cultura e la storia da quella effettivamente di scrittura che si chiama www.moniamontechiarini.it, all'interno del quale ci sono tutte le attività e il pubblico può essere aggiornato su quelle che sono le indagini sulla storia e il parallelo centro studi, il cui acronimo è WICH, ovviamente c'è la sezione inglese, che è proprio dedico con un comitato scientifico alla ricostruzione dei fatti veri sulla stregoneria, ma non solo. Va bene, grazie Grazie Monia. A presto. mille. Voi A continuate a presto. seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione.